Su Fortunio e Duisburg c'è un capitolo interessante, un intreccio, dicevo, perverso, un cortocircuito. Sì, c'è un cortocircuito casuale perché viene fuori da un approfondimento che viene fatto su alcuni giornalisti nell'ambito, e su uno in particolare, al riscontro delle dichiarazioni dell'ammirante sul controllo dell'informazione in quella fase di ascesa dell'attività imprenditoriale di Saladino, e da lì vengono fuori quei contatti telefonici di quel giornalista con dei magistrati reggini della Procura Nazionale Antimafia e della Procura Distrettuale di Reggio Calabria, e nel raccordo investigativo con la Procura di Reggio Calabria viene fuori che le fughe di notizie che avevano accompagnato le indagini di Fortunio e le indagini di Duisburg vedevano dei contatti telefonici in degli orari ben precisi fra il giornalista che aveva scritto di quelle notizie coperte da segreto e quei magistrati. Si stava facendo un approfondimento in quella direzione e lì si è fatta saltare l'indagine per non andare avanti. Io ritengo che l'indagine sia saltata principalmente per questo, quando si sono toccati proprio i gangli della Procura Nazionale Antimafia. E non è un caso che dopo l'uscita del libro, un giornale, il Quotidiano della Calabria, che ha dedicato ampio spazio al libro, 2-3 pagine, eccetera, aveva anticipato con una locandina che ho qui mano, che pubblicheremo quanto prima, che porterò alla presentazione del libro in Calabria, aveva anticipato con una locandina Genchi troppe fughe di notizia sul delitto Fortunio, c'era l'articolo già pronto del giornalista che aveva fatto partendo dal libro con un'inchiesta importante, un giornalista molto bravo di Locri che ha seguito le più importanti inchieste antimafia della Locride da decenni, una persona seria per bene. E i lettori calabresi che avevano visto questa locandina e che aspettavano e che hanno comprato il quotidiano il giorno dopo non hanno trovato l'articolo, perché l'articolo è stato bloccato puntualmente dalla redazione perché non si doveva scrivere di quelle cose. E queste sono quelle verità scomode sulle quali, insomma, attendiamo che prima o dopo le autorità giudiziarie competenti e il Consiglio Superiore della Magistratura facciano piena luce. Anche perché sono fughe di notizie che, a dispetto delle intercettazioni, invece quelle pubbliche che vengono pubblicate appunto e vengono messe a disposizione dell'opinione pubblica e che si vorrebbero fermare, le fughe di notizie invece consentono ai latitanti o comunque criminali di scappare e mandano gambe all'aria le inchieste. E non solo, e assicurano certi controlli delle informazioni locali che poi aiutano le scalate di certi magistrati agli incarichi direttivi in certi posti, che assicurano poi a quei giornalisti che hanno anche testate imprenditoriali e cordoni imprenditoriali che vivono di finanziamenti pubblici o comunque di sovvenzioni pubbliche di ottenere gli stessi finanziamenti oppure di utilizzare i giornali come clava per ottenerli. È tutto un circuito particolare. In Calabria qualcuno pensava che trasferendo De Magistris si risolvessero i problemi della Calabria. I fatti stanno dimostrando che non è così. È una regione che ha un profondo bisogno di un intervento da parte dello Stato, un intervento che non può e non deve riguardare assolutamente una parte politica piuttosto che un'altra. Fra le acquisizioni che avevamo in itinere con De Magistris, alcune riguardavano proprio un consigliere regionale che faceva parte pure dell'Italia dei Valori, tanto per dirne una. Insomma, quindi non c'era assolutamente una pregiudiziale verso destra, verso sinistra, verso centro, anche perché veda i politici calabresi, lei un giorno li lascia a centro, poi li scopre a sinistra, poi il giorno dopo ritornano a destra, oppure mentre sono a destra fanno votare a sinistra per un'azione di killeraggio interno, quindi lì non è un problema politico, sono i partiti nazionali che dovrebbero un attimo capire qual è la realtà calabrese, assumere tutti un momento di grande riflessione e grande distacco dalle leadership locali che fondano il loro consenso sul controllo del bisogno, sul clientelismo, su tutto un sistema di parassitismo statale, regionale ed europeo che non assicura sviluppo alla Calabria ma assicura solo il mantenimento di sacche elettorali che vengono spostate una volta in una direzione, una volta nell'altra. Abbiamo iniziato dell'ultima domanda parlando di Via D'Amelio, quindi dell'inizio della cosiddetta seconda Repubblica e questo intreccio con le inchieste invece di De Magistris, in particolare Why Not. Tornerei sulla mafia, in particolare sulle dichiarazioni di Spatuzza, il presunto incontro con Graviano al Bardoni di Roma, la smentita di Filippo, l'altro fratello. Lei ha raccontato su Oggi che all'epoca, anni 90, periodo delle stragi, un uomo di Forza Italia che ha fondato un circolo a Misilmeri, dal suo cellulare però partirono telefonate verso i protagonisti di quella stagione stragista e non solo.
Da lì, a suo avviso, si deve, bisogna ripartire un altro pezzo di verità per contribuire a riannodare il filo su quegli anni terribili? Sì, guardi, le regole del processo penale italiano, del sistema di formazione della prova, prevedono che le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, di un cosiddetto pentito, debbano essere riscontrate, cioè debbano trovare all'esterno dei dati, degli elementi oggettivi dai quali si possa validare la ricostruzione di una dichiarazione. Ad esempio, un soggetto sostiene di aver ucciso un'altra persona, si accusa dell'omicidio o accusa altri dell'omicidio, è necessario che si trovi un qualcun altro che abbia visto, o una telecamera che abbia ripreso, o un qualcosa che possa confermare che quello che è stato detto è vero. Ci siamo? Sì. Bene, nelle indagini di Palermo, di Caltanissetta, di Firenze, che in parte io ho contribuito a realizzare, tanto che se ne tratta in questi processi, c'è un dato importantissimo, c'è un cellulare di cui ci siamo occupati, di un incensurato che si chiama Lalia, che sostiene di aver utilizzato lui questo cellulare, che è in contatto con dei soggetti ben precisi che sono stati condannati per le stragi di Firenze, che sono stati condannati per le stragi di Palermo del 92. E questo soggetto sostiene di non avere ceduto a nessuno questo cellulare, di averlo utilizzato lui, e quindi ha mentito, perché sicuramente non l'ha utilizzato lui questo cellulare. E con questo cellulare ci sono dei contatti ben precisi con persone, ripeto, condannate all'ergastolo, tra cui Spatuzza. Quindi abbiamo individuato in quei tabulati telefonici e nei tabulati dei giorni delle stragi il cellulare di Spatuzza. Possiamo dimostrare che era non solo perché intestato a lui, che ha attivato lui con la sua carta d'identità, col suo codice fiscale, pagando lui le bollette, ma possiamo anche dimostrare dai contatti telefonici, dalle chiamate che ha fatto anche nei giorni delle stragi, che lo utilizzava lui. E con quel cellulare e col cellulare di Lalia risultano dei contatti precisi nelle date, nei giorni che hanno accompagnato la costituzione a Palermo dei club di Forza Italia a febbraio, a Misilmeri, a Brancaccio, che è il quartiere dei Gaviano, che precedono la riunione, la prima riunione dell'Associazione Nazionale Forza Italia, che diventa partito, che si fa all'Hotel San Paolo, quello costruito da Jenna per conto dei Graviano, dove i Graviano volevano mettere all'ultimo piano la loro madre, che precede addirittura l'apertura della sede di Forza Italia a Palermo, che, come ci risulta proprio dall'attivazione dei due numeri telefonici installati in questa sede di Palermo, di Via Sciuti, è di marzo. Quindi sostanzialmente nella genesi del partito di Forza Italia a Palermo e nelle aggregazioni che vi sono state, proprio il momento della collusione mafiosa con i Graviano, con la cosca di Brancaccio, con la cosca di Misilmeri, con i soggetti che hanno fatto le stragi del 93 in questa azione di progressiva di trattativa con lo Stato, è più che evidente. E poi c'è un dato, guardi, un dato che è assolutamente elementare, perché noi andiamo a cercare nella luna i riscontri a quello che dice Spatuzza, quando basta guardare i risultati dei seggi elettorali di Palermo. L'elezione del 1994, dopo l'ascesa in campo di Berlusconi, che in quegli stessi giorni aveva annunciato di candidarsi al Sud, segnano il 61-0 per il partito di Forza Italia. È un partito che piglia 61 parlamentari su 61, secondo lei, la mafia, per chi ha votato in quella regione. Senta, questi elementi sono stati acquisiti agli atti dell'indagine, a sua conoscenza, questo dato? Sì, quegli elementi furono acquisiti solo parzialmente, adesso vengono letti in maniera trasversale, col libro e con questa intervista oggi e con ulteriori che ne usciranno, cercheremo di dare un contributo a una migliore lettura di dati che fino ad ora non potevano essere valorizzate adeguatamente, perché non si sapeva della collaborazione di Spatuzza e delle ulteriori cose che Spatuzza ha detto. Senta, da quel sono un riscontro esterno alle dichiarazioni di Spatuzza. In ultimo, lei adora le canzoni, gli autori italiani. Che canzone dà come colonna sonora di questo libro? Ho letto che adora De André e Guccini. Beh, insomma, io rimango legato a due momenti della mia formazione adolescenziale. Per me Il Pescatore di De André e L'Avvelenata di Guccini rimangono quei momenti principali della mia storia, della mia vita. Ecco, sono i miei inni nazionali. Grazie Gioacchino Genchi, buon pomeriggio. Arrivederci, complimenti.